tutti qui. Ciao Mirko. Ciao. Sono contento di averti qui in studio. Mandiamo la sigla e poi torniamo insieme. Vai. La nuda verità, la rubrica di Millennium che si mette a nudo e vi racconta i segreti dell'amore, la passione, la differenza tra uomo e donna e la verità sulle coppie. La nuda verità di Mirko Spelta. Oh Mirko, che bello vederti dal vivo proprio nel Un po' mi hai fatto invidia perché eri sempre in giro, e al mare, e all'isola d'Elba, e poi qui, e poi là, e al nord, e al sud, e in montagna. Che bello, che sì, bello. Sì, ma è tutta scena in realtà. Era un anno e mezzo che non prendevo una pausa, per cui tutto sommato. Guarda, insomma, comprensibile. Sì, a me oggi mi hanno scritto: sì, Zanni, però tu sei sempre in vacanza. No, non è vero che sono sempre in vacanza. Non è così, è un periodo così adesso, a che settimana all'altra, poi me ne vado in vacanza. Ma mi sembra giusto. Giusto. Allora, attenzione Mirko, perché oggi parliamo del narcisista. Sì. È vero? Sì, esatto. Allora, raccontami qualcosa. Ma in realtà non so se ti sei accorto, ma spesso e volentieri si sente parlare ultimamente, no? Del narcisista, stai attento al narcisista, e lui quello è narcisista. Non so, è una parola che ritorna. Gli uomini che si guardano allo specchio, che si pettinano in un certo modo e che vanno dall'estetista. È vero. Sì, ma non solo, anche di più, no? Lo si sente parlare, lo si sente, come dire, nominare il termine spesso e volentieri dalle donne che in qualche modo hanno avuto delle delusioni, piuttosto che comunque non hanno avuto una relazione che è andata come doveva andare. E allora salta fuori questo benedetto narcisista. Per cui io mi sono chiesto: ma fammi capire, sono aumentati recentemente i narcisisti, o prima non li conoscevamo, li chiamiamo in un'altra maniera, o forse abusiamo del termine intendendo un'altra cosa? Senti, io direi di approfondire, ok, tra qualche minuto, perché adesso ci ascoltiamo la nuova di Avamax. E ricordo il nostro numero di WhatsApp nel caso qualcuno volesse scriverci. Certo. 340 15 69 580. Testa, sono qui con Mirko Spelta, che piacere averti qui. Ma grazie. E adesso, caro Mirko, dobbiamo parlare assolutamente dei narcisisti. Entriamo proprio nel dettaglio. Ok. Allora, come sai, io lo dico quasi sempre, perché per essere chiari io non sono né uno sociologo né uno psicologo eccetera eccetera, però in questo caso mi sono avvalso della consulenza di una dottoressa psicologa psicoterapeuta che si chiama Sabrina Porro, che saluto e ringrazio, la quale mi ha dato effettivamente la definizione di narcisista in senso patologico, perché come sospettavo io effettivamente c'è il narcisista vero e proprio e poi c'è invece quello che viene chiamato volgarmente narcisista, che però narcisista non è. Vuoi sapere com'è effettivamente il narcisista patologico? Esatto, sì. Allora, il narcisista patologico non è quello che hai detto tu prima, cioè quello che si mette le fette di come si chiama, di cetriolo sugli occhi e le cremine. Non è quello. No, quello si chiama vanitoso. Il narcisista vero e proprio è quel soggetto che ha un tale, lo dico in maniera poco tecnica, buco affettivo, una sorta di buco nero affettivo che non riesce a riempire mai. Per cui tutti i soggetti che gli stanno intorno, donne comprese, anzi soprattutto donne comprese, servono in qualche modo nella sua mentalità a far sì da riempire con continue attenzioni, affetto, conferme, eccetera, questo suo enorme buco, che però in realtà non si riempie mai. Per cui continua tutta la vita, più o meno, finché non viene a patti con questa cosa, continua a volere continuamente attenzioni, ed è per quello che lui stesso è l'unico centro del suo mondo e non riesce poi a affezionarsi, ad entrare in empatia con altre persone, perché è lui stesso che ha continuamente bisogno di questo buco nero che non riempie mai, quindi continua a volerle, e i soggetti che stanno intorno diventano semplicemente interessanti in quanto oggetti che potenzialmente possono portare attenzioni. La seconda grossa caratteristica del narcisista patologico vero è proprio la mancanza di empatia, cioè il fatto che tu hai un problema, piangi, che ne so, soffri, eccetera, eccetera. Lui fa fatica a dire: va bene, cerchiamo di capire cosa, a mettersi nei tuoi panni, a darti una mano, perché è tutto concentrato, ma a livello
come dire, incosciente, quindi anche a livello appunto patologico, è tutto concentrato a cercare di riempire questo buco, che è un buco affettivo che viene da lontano, naturalmente. Ok, Mirko, intanto sono arrivati dei messaggi, dice: secondo me si abusa del termine, le donne semplificano, no? Così alternano stronzo a narcisista. Il narcisista original di una volta instaurava rapporti malati, ma secondo te non ci sono donne narcisiste? E se si incontrano uomo e donna, entrambe narcisisti, possono magari anche stare insieme? Ne vogliamo parlare adesso o ne parliamo dopo lo stacco? Ma guarda, facciamo una cosa, mandiamo una canzone e poi torniamo poi a parlare. Di questo si parla, di narcisismo, e lo facciamo con il nostro esperto. Posso chiamarti esperto in materia? Ma io scrivo di rapporti tra uomini e donne. Beh, poi cioè, scusa, uno che ha scritto un best come scusa se ti chiamo stronzo, cioè no. Vabbè, già un po' di esperienza l'abbiamo fatta. Allora rispondiamo a Tiziana, sì, che insomma ci ha scritto quel messaggio sui narcisisti, volentieri. Esatto, se possono poi convivere uomo e donna narcisista. Volentieri. Allora, intanto chiariamo una cosa. Prima abbiamo parlato del narcisista patologico, quindi quello rilevante dal punto di quello che si deve far curare, per intenderci, esatto, quello che c'ha bisogno di una mano. Ok. Invece il narcisista in senso classico, nel senso, come dire, dei social, nel senso comune del termine, non è affatto quella roba lì. Il narcisista comune è quello che semplicemente non gliene frega niente, quello che scompare, quello che la mattina dopo non chiama più, quello che si interessa a se stesso e non a te, è quella roba lì. Ma quello lì, attenzione, quello non è un narcisista, quello si chiama egoista, o semplicemente uno a cui non gliene frega niente di voi, ma di un altro invece sì. Attenzione bene, perché parlarne sui social, ma il narcisista è un'altra cosa, è uno che ha bisogno di essere curato. Quello che invece la mattina si sveglia, scompare, non ti chiama più, quello si chiama, uno che ha fatto quello che doveva fare è andato. Si chiama strr, esatto. O si chiama semplicemente uno che aveva, come dire, voglia di fare un giro di giostra e arrivederci ai suonatori, capito? Ok, perfetto. Esatto. Senti Mirko, allora, ma due narcisisti no, possono convivere? Ma no, assolutamente no. Sono due, sarebbero due che ogni tre secondi, come si suol dire, usando un termine tecnico, scazzano, perché ognuno dei due pensa solo a se stesso, quindi figurati se potranno mai convivere, ma neanche per idea. Ok, hanno scritto anche: grazie, ora ho capito cosa sono i narcisisti. Oh, bene, perfetto. Noi siamo un piccolo servizio pubblico. Esatto. Torniamo tra pochissimo. È arrivato il momento di rispondere, Mirko, a un po' di messaggi che sono arrivati al 340 15 69 580. Ok. Quello di prima, rispondiamo. Sì. Allora, infatti Marina diceva esattamente quello che stiamo dicendo noi, cioè il narcisista è nel momento in cui quando dalle stelle ti ritrovi alle stalle rapidamente e inspiegabilmente. Allora c'è un meccanismo che bisogna un pochino spiegare, che è questo. Tante volte, ma non lo si fa inconsapevolmente, lo si fa senza rendercene conto, dobbiamo, e per dobbiamo intendo la persona lasciata, cioè la persona che vede l'altro sparire, dobbiamo un po' dare a noi stessi una giustificazione del fatto che una persona che è stata carina, gentile con noi, eccetera eccetera, dalla sera alla mattina sparisca. Ecco. Ok, allora, e a volte si ha, come dire, una tale considerazione di noi stessi, o comunque si fa fatica ad accettare che semplicemente non era interessato, per cui diventa molto, tra virgolette, comodo dire: vabbè, però lui ha dei problemi, aveva dei problemi, è chiaro che si è comportato così, no? Senti, facciamo arrabbiare le donne, no? Vai. Perché magari ne deve gestire tre o quattro, ecco. Ma questo è un altro tipo di giustificazione. Quella del narcisista invece è proprio il fatto che, certo che è sparito, ha dei problemi suoi psicologici interni, perché è l'unico motivo per cui può sparire, se no non potrà mai perdere l'interesse in me, no? E invece no, e invece purtroppo la nuda verità, appunto, è proprio questa, è il fatto che a volte non gli interessi e basta. C'è un altro messaggio, ti faccio lavorare oggi. Vai. Va bene? Vai. C'è quello di Lisa e Silvia, secondo me è un conflitto. Lisa Silvia, ok. Un caro saluto al grande scrittore amico e grazie per diffondere terminologie corrette. Ma grazie, in realtà qua mi fai solo piacere, naturalmente. Grazie Lisa Silvia, che insomma è una persona che segue le cose che faccio, quindi grazie mille. Senti, hai dato dei tratti di uomini narcisisti, ma le donne hanno un profilo diverso o è uguale?
Allora, in realtà, a quanto mi dice appunto la psicologa della quale parlavamo prima, è meno frequente trovare delle donne che hanno dei tratti o che sono proprio narcisiste nel senso patologico del termine. Però nel momento in cui ci sono, insomma, i tratti più o meno sono sostanzialmente gli stessi e le cose sono le stesse. Io ricordo di una persona che nel momento in cui smettevi di parlare di lei e cominciavi a parlare di qualsiasi altra cosa, la sua attenzione immediatamente cadeva. Ecco. È pazzesco, e la riprendeva solo nel momento in cui tu ricominciavi a parlare di lei, delle cose che faceva o di quanto era brava, di quanto era bella, eccetera, eccetera. Ecco, noi ci ritroviamo settimana prossima, sempre qui nel Best in Town, per parlare di argomenti che riguardano gli uomini. Possiamo già anticiparlo? Ce l'ho. Allora, settimana prossima parliamo dei cosiddetti casi umani. Ah, sì, perché sente parlare. Ah, ma è possibile che io conosco sempre solo casi umani? Capitano tutti a me i casi umani. Allora, io ti lascio con una provocazione. Sì. Un caso umano capita a tutti. Due casi umani è sfiga, sì. Ma dal terzo in avanti io due domande me le farei. Torniamo esattamente tra 7 giorni di venerdì 18 e 25 con Mirko Spelta. Grazie, voi continuate a scrivere, tanto poi rispondi in privato. Rispondo sempre e comunque. Ciao Mirko, buon weekend. Ciao. La nuda verità, la rubrica di Millennium che si mette a nudo e vi racconta i segreti dell'amore, la passione, la differenza tra uomo e donna e la verità sulle coppie. La nuda verità di Mirko Spelta, tutti i venerdì alle 18:25 su Radio Millennium. Hai già letto il libro di Mirko Spelta, Scusa se ti chiamo stronzo? Lo trovi su Amazon in libreria e tutti i digital store, edito da APM Mondadori.